In quanto poi a ciò che mi dite di sentire quando fate la meditazione, sappiate che l'artificio è diabolico. Perciò state attenta e siate vigilante. Non tralasciate la meditazione giammai per questo, altrimenti persuadetevi che rimarrete sconfitta in seguito su tutta la linea. Pace e bene, fratelli e sorelle carissimi. Ancora una volta Padre Pio ci ricorda la necessità e l'importanza della meditazione e della preghiera. Una tentazione molto sottile è quella di rinunciare alla preghiera o rinunciare alla meditazione a causa delle difficoltà che si trovano. Ecco, l'incapacità a fare silenzio, a raccogliersi. O l'aridità che magari in un periodo della vita per vari motivi viviamo o sperimentiamo, i problemi che magari ci angustiano per cui non riusciamo a un po' a fare astrazione per raccoglierci alla presenza di Dio, tutte queste difficoltà molte volte ci portano a rinunciare alla meditazione, alla preghiera. Padre Pio dice che questa è una tentazione diabolica. Il demonio conosce le nostre fragilità e ci attacca laddove sa che può avere, successo il suo intervento. E allora se noi assecondiamo questa tentazione di mollare tutto, di rinunciare, di non perseverare, il demonio sa chi c'è. Che ci indebolisce, sa che noi senza meditazione rimaniamo sempre un po' in superficie e facilmente, ecco, possiamo cadere, ecco, che non siamo preparati al combattimento, non siamo pronti a discernere la presenza del maligno, la tentazione, facilmente possiamo essere più vulnerabili, più facili a cadere se noi non meditiamo, non prendiamo consapevolezza, ecco, della nostra realtà, non ci prepariamo per tempo al combattimento. Il demonio, ecco, ci prende sempre dalla parte più debole della nostra vita, laddove sa che può avere successo. E se noi non siamo pronti, non siamo capaci di prendere coscienza e di prepararci per tempo ad affrontare, ecco, quella tentazione, è più facile che noi cadiamo. Ecco perché lui cercherà sempre in ogni modo di distoglierci dall'esercizio della meditazione e dalla preghiera, per renderci più deboli, più fragili, più vulnerabili, più pronti e più facili a cadere preda delle sue insinuazioni, delle sue tentazioni. Padre Pio dice: attenti, non date il fianco, non prestate il fianco alle tentazioni, ma reagite perseverando, anche con fatica, con difficoltà, nell'esercizio della preghiera e della meditazione. In questo modo riuscirete a essere più forti e a saper discernere il momento in cui Satana vi tenterà e quindi avere la forza e l'accortezza di resistergli in quel momento più difficile. Ecco, Padre Pio lo ha sperimentato certamente nella sua vita, lui che del demonio ne ha avuta tanta esperienza, combattimenti, ecco, proprio perché, anche fisici, proprio perché il demonio cercava sempre di piegarlo nella volontà, ma non ci è mai riuscito perché Padre Pio, appunto, meditando e pregando costantemente, era consapevole, ecco, nei momenti di tentazione della presenza del maligno e sapeva resistergli con coraggio e con forza. Ecco, perciò lui ci esorta a fare altrettanto, che questo consiglio di Padre Pio possa essere utile per la nostra vita quotidiana. Pace e bene a tutti.